della proposta di Milano in quelli che sono venuti qui, non c'è dubbio che hanno verificato che pare c'è stato maggiore migliore. Impegno, assolutamente migliore, oggettivamente sì, migliore, se poi invece la ragione di Stato o di Stati sul piano delle scelte porta che chi promette di più, chi dà più danari, quindi in sostanza chi opera non su quello che propone ma su quello che offre, certo, farà vincere Smirne, non sarà perché il loro progetto era migliore, sarà per una questione politica. Tu hai portato un tono di un po' quella che era la Milano negli anni 60-70, cioè apertura alla cultura, la stai un po' recuperando, una tradizione che si è persa. Poi però hanno impedito a una mostra assolutamente innocua di essere divulgata. Chi è stata? CL a chiuderla. Beh, ecco, la lobby di CL. Ci sono due forme di censura, una idiota, che è quella che negli ultimi tempi, contro la volontà di tutti e quasi per una congiura di inopportunità, chiude le mostre appena aprono per problemi di sorveglianza, per problemi di vigilanza, cose grottesche. Che si è attaccata invece a una censura determinata sul piano dei principi per la mostra Vade Retro, la cui denominazione io avevo scelto profeticamente come se non si potesse entrarvi, Vade Retro. Beh, per funzionava. Una ragione, il titolo era divertente e poi in realtà nessuno ci è voluto entrare perché la mostra ci sarebbero andati in centinaia di migliaia. È stato un errore grave perché si è data la sensazione di una città che non è in grado di sopportare ma un chi tema. L'ha chiusa? CL, la Moratti, la lobby no, di la CL. Moratti, la Moratti, ma spinta dalla lobby un po' di CL, no, spinta dalla sua natura impulsiva nonostante l'apparenza, che le ha fatto pensare che ci fosse più scandalo nell'aprirla che nel chiuderla. Ma come Unione Liberazione, secondo molti incide troppo in Lombardia, non sei d'accordo? Ma non sarebbero stati loro, perché loro... In generale, dico, incide molto in Lombardia, beh, una lobby superpotente, no, più potente di altre lobby. Ma non so sul piano... Sì o no? Non lo so, cioè non ho idea, se sull'economia inciderà di sicuro, e quindi su quello può darsi che i vantaggi e gli svantaggi per chi la patisce siano più forti. Sul piano etico, l'unico episodio che io ho visto è questo, e non credo che siano stati più forti loro di lei, in questo caso lei era più realista del re, realista, nel senso che loro avranno probabilmente sostenuto, e lo hanno anche fatto e dichiarato, le posizioni sue, e questo mi pare anche logico che lo facessero, perché poi in gioco non era tanto il tema, che potevano tollerare con una certa distanza, ma il Papa, e su quello effettivamente l'errore dell'artista che ha proposto quell'immagine è stato di pensare che lo scandalo sarebbe stato limitato, cioè io faccio una cosa, ne parlano, invece lo scandalo è stato superiore alle aspettative, perché sarebbe stato sufficiente tenere lo scandalo per una settimana, giusto, ritirare poi la scultura, e invece questa cosa è diventata una specie di meccanismo perverso che ha fatto danni a tutti, compresa l'amministrazione che è passata per incapace di sostenere un tema culturale molto ovvio e anche in fondo per la stessa capacità di una città di resistere a un argomento una volta fatto un minimo di ritocco. Quindi CL non conta un po' troppo in generale? No, non lo so, se conta, però non posso dire che in questo caso sia stata sua la pressione, non lo dico perché ho bisogno di sostenere una parte, lo dico perché è stata sicuramente la Moratti, e in questo lei ha sottovalutato il danno che la città pativa sul piano di un'immagine di città che può sopportare, come Londra, insomma, ma non puoi dire d'accordo, facciamola. Quindi il danno vero è stato quello alla fine, cioè non si può fare una cosa che si può fare dappertutto. Vediamo all'urbanistica, Fiera Milano, vecchia fiera, che non si rischia l'obbrobio estetico un po' lì, che diventa cosa succede? Beh, lì nessuno si aspettava che l'offerta del gruppo che ha vinto prevalesse su quella che aveva come suo urbanista Piano, e quindi ha prevalso questo, naturalmente si è lungamente discusso, e oggi è molto più ampia l'area verde, quindi si è tentato un correttivo, credo, giusto, ma in realtà questi tre grattacieli che devono essere il simbolo della città sono la solita idea di architetti di firma che debbano far dimenticare cose che invece sono fatte in modo più sommario, e quindi credo che sia proprio sbagliato il principio di chiamare tre grandi stranieri che possono fare questi tre grattacieli qui come altrove, e quindi non pensano per Milano ma pensano per sé, questo è un problema.